Inter-Chelsea, vertice notturno per Lukaku. Andrà in scena a breve, probabilmente già nella notte tra venerdì e sabato, il secondo round tra Inter e Chelsea per il ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku. L'incontro si svolgerà in videoconferenza tra Milano e Los Angeles, dove è da poco arrivato il nuovo proprietario dei londinesi, Todd Boehly. La prima proposta interista, ritenuta troppo bassa dagli inglesi, era stata di 5 milioni più bonus, adesso tocca ai Blues fare una cifra precisa. Marotta e Ausilio si attendono una richiesta di 15 milioni, logico pensare che a metà strada ci si possa trovare, magari con l'aiuto dei bonus. Gli inglesi avrebbero fretta di chiudere la faccenda, per potersi concentrare sul proprio mercato in entrata. Genoa, Vázquez saluta, grazie a tutti. Johan Vázquez saluta il Genoa, prima del probabile approdo alla Cremonese. Oggi saluto il Genoa, club che mi ha dato l'opportunità di realizzare il mio sogno europeo, una squadra storica e una grande tifoseria. Grazie a tutti i miei compagni, allo staff e ai dirigenti del club, vi auguro il meglio oggi e sempre. Grazie di tutto Genoa. Inter, nuovo prestito per VANH e USDN. Anche la prossima stagione Zinho Van Nieuwsen giocherà in prestito. Secondo i belgi di Etla Azteni e Usi, il difensore di proprietà dell'Inter, che l'anno scorso ha militato nel Genoa, inizierà il ritiro agli ordini di Simone Inzaghi, poi sarà nuovamente girato a un'altra squadra. Ufficiale, LATALANTA riscatta Demiral. Demiral è ora a tutti gli effetti un giocatore dell'Atalanta, Atalanta BC comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione del calciatore Meri Demiral dalla Juventus. Il difensore nazionale turco passa quindi in nerazzurro a titolo definitivo. Mané Bayern, il DS conferma, sta arrivando. Sadio Mané sarà presto ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco. A confermare che la trattativa è ormai conclusa è il DS dei bavaresi, Hasan Salihamidžić, sì, sta arrivando, ha detto ai microfoni di Sky Germania. Verona, ufficiale il riscatto di Simeone. Giovanni Simeone è ufficialmente un giocatore del Verona, Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Cagliari Calcio il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Giovanni Simeone, che ha firmato un contratto col club gialloblu fino al 30 giugno 2026. L'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti della stagione 2021-22 del Verona. Con 17 reti realizzate record personale in una singola stagione di Serie A e 6 assist forniti, il Ciolito si è distinto come il miglior marcatore del club gialloblu e come MVP del mese di ottobre della Lega Serie A, e da oggi entra ufficialmente tra gli acquisti più importanti della presidenza Setti. Sassuolo, ufficiale LINGAGGIO di Alvarez. Ora è ufficiale, Agustín Álvarez è un nuovo giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 2001 arriva dal Penarol a titolo definitivo e sigla un contratto con i neroverdi fino al 2027. Dalla Spagna, Ilunga OVIC vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta AS, la cessione di Jovic alla Fiorentina sarebbe molto vicina. I contatti tra il Real Madrid e il club viola si sono intensificati nelle ultime ore. Si discute sulla formula, che potrebbe essere un prestito con clausola di acquisto obbligatoria. Cosenza, Dionigi nuovo allenatore. Davide Dionigi è il nuovo allenatore del Cosenza. Lo comunica il club in una nota. Il tecnico, che nella scorsa stagione ha collezionato 10 presenze sulla panchina del Brescia, ha firmato un accordo fino al 30 giugno 2023. Al mister il benvenuto nella famiglia rossoblù, si legge nella nota.
Roma, è fatta per CLIK dal Lille. La Roma sta per mettere a segno il secondo colpo estivo dopo quello di Matic. Zeki Celik nei prossimi giorni, spiega la Gazzetta dello Sport, dovrebbe firmare un contratto di 5 anni. Il difensore arriva dal Lille per circa 7,5 milioni di euro. Empoli, Cacace e Sto Ilunga Anovic a titolo definitivo. L'Empoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Liberato Giampaolo Cacace e Petar Stojanovic, rispettivamente dal Sint-Truiden e dalla Dinamo Zagabria. L'acquisto, spiega il club toscano, avviene a seguito del verificarsi delle condizioni stabilite tra i club al momento dell'acquisizione temporanea dei calciatori. Monza, fatta per Andrea Ranocchia. Il Monza ha chiuso per l'ingaggio di Andrea Ranocchia. Per il difensore, liberato dall'Inter, contratto di 2 anni. Visite e firma imminenti. Napoli-Udinese, ancora distanza per Deulofeu. Secondo il Mattino, nonostante i passi avanti, c'è ancora distanza tra richiesta e offerta tra Udinese e Napoli per Gerard Deulofeu, che dovrebbe essere l'erede di Mertens. I friulani vogliono 18 milioni di euro, cifra che potrebbe essere raggiunta tra parte fissa e bonus da applicare in corso di stagione. Torino, di Ilunga URIC vuole tenere Pratt. Dennis Pratt è al centro del progetto di Juric. Il tecnico ha chiesto al Torino di tenere il trequartista belga, anche considerate la mancanza di giocatori di ruolo, e per questo i Granata dovranno trovare l'accordo con il Leicester, da dove è arrivato in prestito con diritto di riscatto. Palermo, Brunori, mi piacerebbe fare il vice VLAHOVIC. Matteo Brumori, protagonista del Palermo appena promosso in Serie B, è di proprietà della Juventus e ha un sogno. Mi piacerebbe fare il vice Vlahovic in bianconero, una prospettiva che intrigherebbe qualsiasi attaccante. Deciderò con calma con la Juve e il mio procuratore. Lazio, Sarri sogna LACCOPPIATATORRIRA Zielinski. Secondo il Messaggero, Lazio concentrata sui rinforzi a centrocampo. Piace soprattutto Lucas Torreira dell'Arsenal, non riscattato dalla Fiorentina, ma in caso di cessione di un big, Milinkovic-Savic o Luis Alberto, potrebbe anche arrivare Zielinski dal Napoli.